Buongiorno a tutti, ben ritrovati, benvenuti in nuovo appuntamento con Good Morning Milano, una nuova settimana in nostra e vostra compagnia. Grazie mille davvero a tutti di essere qui con noi, tantissimi ogni giorno, vi ringrazio davvero tanto, complimenti anche perché state votando tutti quanti per i Milano Storytelling Awards. Ci sono davvero migliaia e migliaia di voti che stanno arrivando, io vi ringrazio perché vuol dire che insomma il nostro premio, nonostante non si vinca poi nulla, ma si vince solo un po' di conoscenza, nel senso che ci andiamo a conoscere tra di noi, ha sempre più spazio all'interno della città e quindi siamo molto molto felici di promuoverlo. Ricordiamo che potete votare fino al 30 di questo mese sulla pagina di Milano News, sul sito di Milano News, compilando il form appunto di votazione. Partiamo con Arianna, come sempre. Chi è Arianna? Arianna è il vaso respirante, il vaso che respira, che è sul tetto della nostra sede. In questo momento dà una media di 28 microgrammi per metro cubo di PM2,5. È sceso tantissimo dalla scorsa settimana, quindi un po' il lockdown, un po' il weekend, un po' il vento hanno aiutato a avere un'aria respirabile. 28 è un buon compromesso di aria respirabile in città. Andiamo avanti, però appunto ho parlato di weekend, il weekend è stato un weekend anche di sport, ne parliamo con Cartellino Rosa, lo vedo collegato con noi, Mattia Del Giudice, buongiorno Mattia. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Allora, un weekend di sport al femminile, come diciamo il calcio femminile ha giocato questo weekend, non ha giocato il campionato ma la Coppa Italia, giusto? Esattamente, si è giocata la terza giornata di Coppa Italia, che ha fatto ad uscire i pugnesi, insomma, si sono viste le prime 5 squadre che accederanno ai quarti di finale, tra cui le due milanesi, ovvero il Milan e l'Inter. E allora dici un po' com'è andata per le milanesi questo weekend di Coppa Italia. Allora, per l'Inter è arrivata una qualificazione un po' più a fatica, perché è andata a Roma a giocare contro la Lazio, che comunque è una squadra che in Serie B punta alla promozione, anche solo per il nome, comunque avendo dietro una società forte. Infatti la partita non è stata affatto facile, anche se l'Inter è andata avanti per 3-1 grazie alla doppietta soprattutto della solita Gloria Marinelli. Poi però la Lazio ha tirato fuori le sue qualità ed è riuscita addirittura a pareggiare portando il risultato sul 3-3, che però vista la differenza reti a favore delle nerazzurre poi ha portato l'Inter a qualificarsi ai quarti a danni proprio della Lazio, che comunque ha giocato questi turni di Coppa Italia con grande qualità. Mentre invece il Milan ha avuto una partita un po' più abbordabile contro l'Orobica Bergamo, squadra sempre di Serie B, però nelle zone basse di classifica, sta avendo qualche difficoltà in questo inizio stagione. Partita più abbordabile, ma si è visto davvero un bel calcio, cosa che i tifosi volevano e si aspettavano, oltre ovviamente al risultato. C'è stata la seconda partita regolare per Giulia Simic, l'attesissima tedesca, che ha insieme a Robo Chiete hanno davvero fatto vedere un bellissimo calcio. E io fortunatamente sono potuto andare a vedere la partita allo stadio, ci lasciavano spesso a bocca aperta le due talenti. Poi doppietta di Giacinto e doppietta di Nida Tuccieri Cimini hanno regalato la vittoria e la qualificazione a Milan, con un'Orobica che comunque nel secondo tempo ha avuto la possibilità anche di trovare qualche spazio e poi colpito una traversa. Adesso non ritorna però al campionato subito, giusto? Perché c'è una pausa nazionale, o sbaglio Mattia? Esattamente, adesso il 1° dicembre ci sarà alle 5:15, visibile su Rai 2, la partita tra Danimarca e Italia, il ritorno in terra danese. All'Italia sarebbe importantissimo anche strappare solo un pareggio, perché alle azzurre mancano solo 4 punti per avere la qualificazione matematica agli europei. Una sconfitta con la Danimarca metterebbe ancora un po' tutto in ballo, mentre un pareggio e poi una probabile vittoria contro Israele porterebbe l'Italia agli europei del 2022. Quindi una partita importantissima, anche se, come vi ricordiamo, la Danimarca l'andata ci ha battuto 3-1 in casa nostra dominando, quindi non sarà assolutamente semplice. Perfetto, chi sono le convocate? Abbiamo già dei nomi, giusto? Mi sembra di aver capito. Proprio così, sono uscita la lista di convocate, anche se si stanno aspettando, almeno quando è uscita si stavano aspettando ancora qualche esito dei tamponi, magari per capire chi poter portare o meno, perché comunque non si sa mai in questo periodo. Le solite ci sono, alla fine le più forti, quindi avremo Valentina Giacinti, che probabilmente verrà confermata in attacco titolare dopo
le belle prestazioni di questo mese, ci sarà Cristiana Girelli, Daniela Sabatino, torna in nazionale, questa cosa va un po' segnalata, Gloria Marinelli che sta un po' trascinando l'Inter, l'attaccante nerazzurra infatti è andata a segno in tutte le ultime partite delle nerazzurre facendogli guadagnare prima la qualificazione, partita in Coppa Italia e anche punticini importanti in campionato, quindi torna agli Aguagni che aveva avuto il Covid la scorsa volta, mentre invece torna anche Sara Gamma e Valentina Bergamaschi, due volte erano assenti a causa di un infortunio, questa volta invece saranno tutte presenti e speriamo che sia battaglia in terra danese portarsi a casa almeno 15. Perfetto, Mattia, allora niente, noi ci rivedremo venerdì all'interno di Chiusissimi e poi lunedì prossimo ancora qua, sempre ospiti a Good Morning Milano. Io ti ringrazio tantissimo, ricordiamo le coordinate per seguire Cartellino Rosa. Un po' ovunque, abbiamo il podcast, abbiamo le nostre pagine social su Instagram e Facebook, un canale YouTube, quindi siamo ovunque e sempre determinati a diffondere notizie sul calcio. Grazie mille allora e un saluto a tutta la squadra di Cartellino Rosa. Grazie mille Mattia. Ciao Fabio, un saluto a tutti. Insomma, che noi si cerchi di trattare ad esempio anche solo l'argomento del calcio femminile, che magari può essere anche un argomento marginale nel grande mondo degli argomenti femminili, o meglio di quando si parla di donne, in una maniera però professionale, appunto grazie agli amici di Cartellino Rosa, senza parlarne a livello di gossip, a livello di folklore, diciamo di lifestyle, la fa capire bene su come a Milano News la pensiamo sulla questione ad esempio di parità di genere, di parità di opportunità tra donne e uomini. Quest'oggi è importante questo perché la poesia che fra poco sentiremo di Francesca delle Foche Parlanti parla proprio di quello, è ispirata dalla triste vicenda di Torino dove appunto si va a pensare che e si va veramente a far confusione sempre tra vittima e carnefice e spesso e volentieri si va a ribaltare la situazione solo perché ci fa comodo a noi uomini, a noi maschi. Si sa, non vuol dire a tutti quanti, lo sappiamo, ma ahimè a fin troppi però, e quindi a volte è giusto anche prendere delle posizioni, dire da che parte si sta, ribadendo a volte quello che per alcuni può essere una banalità, per altri una normalità, ma per molti invece va ribadito e va detto ad alta voce. Lo dice quest'oggi nella nostra incursione poetica delle Foche Parlanti Francesca. Quando ci dicono come truccarci, come vestirci, come essere carine, come essere composte, quando ci spiegano qualcosa, dando per scontato che siamo stupide, che non lo sappiamo, che non capiremo, perché tanto sei una donna. Quando ci fischiano per strada, quando decidono di seguirci, quando ci fanno sentire in colpa se non corrispondiamo a un canone. Ma io alla tua età avevo già figli. Ma allora quando ti sposi non vorrai morire zitella, eh? Quando ci dicono che siamo troppo, che siamo troppo poco, che non andiamo bene così come siamo. Quando ci dicono come ti scaldi, non avrai mica il ciclo, quando prendiamo posizione in maniera decisa. Quando ci fanno sentire solo dei corpi, delle taglie, dei vestiti e non delle persone. Ecco, quando qualcuno si permette di parlarci in questo modo, di comportarsi così con noi, ricordiamo sempre a noi stesse e a tutte le altre che non c'è nulla di sbagliato in noi. Che non siamo oggetti da possedere né soprammobili da ammirare. Siamo esseri umani, ognuna con le proprie particolarità, i propri bisogni, desideri, punti di vista, ma soprattutto ognuna con la propria dignità. Non permettiamo a nessuno di trattarci da meno, mai. Grazie mille a Francesca, grazie mille alle Foche Parlanti, davvero ecco questo è il messaggio che vuole dare tutta unita Milano News grazie alle bellissime parole di Francesca, grazie mille davvero. Quest'oggi parliamo, insomma se noi ci chiamiamo Milano News c'è qualcuno che è riuscito ad avere un nome ancora più milanese di noi, parliamo di un bellissimo libro, di un bellissimo progetto realizzato da Carlo Mari che si chiama Io Milano. E allora do il benvenuto, buongiorno al fotografo Carlo Mari, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Grazie mille a te Carlo di aver accettato il nostro invito, perché appunto dicevo non c'è titolo più bello per noi che ci chiamiamo Milano News di un libro che si chiama Io Milano, quindi insomma Io Milano
Io Milano, che sono, mi sono sentito anch'io un po' Milano, no? È un titolo che va bene per tutti, no? Tutti i milanesi. Ti sei sentito Milano perché, come tanti di noi, a un certo punto, nell'aprile appena passato, ti sei trovato bloccato nella nostra città. Tu sei abituato poi a viaggiare, sei abituato ad andare spesso in giro, invece ti sei ritrovato bloccato nella nostra città, ma hai ritrovato anche una certa assonanza con i luoghi che ami tanto, che sono spesso e volentieri, ad esempio, dei deserti o degli oceani immensi. Sì, la città, io sono un fotografo la mia storia parla di mare e di savane. La città non è il mio ambiente ideale per la mia fotografia, anzi cerco sempre di scappare dal caos della città. In questa occasione invece mi sono trovato in una città non deserta ma sospesa, era una città Sospesa. dedicata a me quasi, mi sembrava di essere l'unico sopravvissuto e ho potuto gustarmi la città che non avevo in 60 anni di vita, non sono mai riuscito ad apprezzare fino in fondo. In questa occasione ho potuto apprezzare questo lato positivo di esperienza città, anche se è stata una cosa abbastanza drammatica, è stata una prova molto forte, perché vedere una città abituata a vivere in maniera frenetica, ritrovarmi in una città assolutamente a mia disposizione, sembrava che fosse passata un'astronave, avesse congelato tutti gli abitanti. E io ero l'unico a poter Ma vediamo, camminare. infatti, vediamo allora un po' il tuo libro, questo bellissimo libro appunto che raccoglie quanti scatti, Carlo? Nel libro ci sono circa 200 scatti, 196 più o meno, che sono una piccola parte del lavoro svolto in 15 giorni, in città, nella Infatti, perché città. sono tutte foto scattate nel quindicina di giorni nell'aprile di questo anno. Una città appunto che dicevi hai sentito sospesa, ma di cui però tu ti sei sentito parte integrante, dicevi, cioè ero io Milano in quel momento. E certo, me la sono sentita, proprio me la sono sentita mia in tutti i modi, tanto da portarmi alcune volte a farmi scappare una lacrima non di tristezza, ma di paura Di forse. paura, dice. Una dimensione che mi dava i pizzicotti sul braccio perché non capivo che cosa stava accadendo, sia di giorno. Forse più di giorno che di notte. Io l'ho girata giorno e notte per 15 giorni, accompagnando le pattuglie dei carabinieri, perché io mi sono mosso, ho voluto vedere la città attraverso l'occhio dei carabinieri, che erano gli unici, carabinieri e polizia, erano gli unici che potevano viverla in quel periodo. E io sono stato appoggiato dall'arma dei carabinieri per sviluppare questo progetto. Beh, insomma, è stato un progetto molto interessante. Appunto, adesso abbiamo visto anche da alcuni scatti. Giustamente dicevi, mi davo il pizzicotto per capire se davvero era tutto reale. Quanta irrealità, cioè, avresti mai pensato di vivere la tua città in questa maniera, ad esempio? No, era una cosa incredibile. Cioè, io Milano la frequento quando lavoro, quando sono in Italia, sono a Milano per appuntamenti, per editori o per appuntamenti. La vivo in maniera frenetica, in maniera sconvolgente, perché odio il traffico, odio prendere le multe, ne prendo tutto quanto è il giorno. Trovarmi in una città che era una cosa assolutamente incredibile. Cioè in pochi hanno provato, penso, quello che ho provato io. Mi sono trovato in via Monte Napoleone alle 9 di sera di venerdì, e l'ho scritto anche nell'introduzione del libro, che sentivo solo il rumore dei miei passi e vedevo la mia ombra proiettata sull'asfalto, Mamma ma mia. non c'era assolutamente niente, nessuno. È stata una cosa allucinante. Parlando appunto di fotografia invece, una domanda un po' più tecnica ti faccio. Questo lockdown non credo abbia portato di nuovo, giustamente mi viene da dire, anche la fotografia in una posizione di importanza, nel senso che davvero non c'è strumento migliore per raccontare quello che è successo forse che la fotografia. E certo, la fotografia ha congelato questo momento, che rimarrà nella storia, assolutamente, andava documentato. E io mi sono trovato in dovere di farlo questo lavoro, anche se non mi era congeniale,
ma infatti non mi ritengo un fotografo di architettura, sono un fotografo più di natura e di paesaggio, però mi sono trovato in dovere di doverlo fare perché era una cosa che andava documentata. La fotografia, c'è chi ha scritto con la penna, che è un altro modo, ma la fotografia era, penso che sia l'unico mezzo che potrà dare in futuro l'idea di che cosa Eh veramente sì, è che accaduto nella città. è molto Io interessante però Carlo se ci pensi, perché in un momento in cui siamo tempestati ogni giorno da milioni e miliardi di immagini, cioè chiunque si può millantare fotografo ormai, no? Cioè chiunque pensa anzi di esserlo sbagliando, tra parentesi, o chiunque pensa che basta fare un video di 10 secondi per diventare lo Stanley Kubrick dei no altri, però poi... Sono quelle 4, 5, 10, 20 foto che daranno la storia di quello che è successo. Sicuramente, in un libro si racconta, si cerca di raccontare tutto nei particolari. Chiaramente ci saranno delle foto iconiche che saranno assolutamente, identificheranno assolutamente questo periodo. Però mi piace molto quello che hai detto, hai parlato di particolari. Quali sono i particolari? Già ad esempio mi parlavi adesso di Monte Napoleone, molto suggestivo. Quali sono gli altri particolari che ti hanno colpito di questo lavoro? E in particolari gli spazi vuoti. Il libro apparentemente sembra un libro di architettura di Milano, ma invece se un occhio attento, un fotografo può accorgersi che io il particolare che ho voluto sottolineare in quasi tutti gli scatti erano gli spazi vuoti. Io Spazio. sono stato attento ai tagli architettonici, ho addirittura tagliato palazzi o monumenti per dare risalto a questi spazi vuoti, l'asfalto, le strisce pedonali, gli incroci semaforici, tutti questi spazi vuoti sono il particolare che mi ha colpito di più. Quindi la mia inquadratura non è stata prettamente architettonica, ma ho dato spazio più a questo particolare, in particolare dello spazio vuoto. Come e dove possiamo trovare il tuo libro? Ricordacelo. E cosa è cambiato invece, secondo te, da quell'aprile invece ad oggi, a questa invece zona rossa, questo semi-lockdown, non so neanche come chiamarlo? Allora, dove si può trovare il libro? In tutte le librerie, da fine settembre è distribuito in tutte le migliori librerie, o se no sul sito dell'editore che è Schira, si può trovare il libro. E la seconda parte della domanda, sono sincero, non l'ho capita, non l'ho sentita molto bene perché la tua voce va e viene. Scusami Carlo, te la ripeto allora. Dicevo, cos'è cambiato invece da quell'aprile, quindi da quel lockdown, invece a quella situazione che stiamo vivendo adesso? Siamo ancora in lockdown, ma è una cosa completamente diversa. Il lockdown di marzo, di fine marzo-aprile, è stato un vero lockdown, non c'era assolutamente in giro nessuno. Io nel libro trovate degli scatti di piazza 5 giornate, ne ho presa una a caso, che io litigo sempre per girare verso il centro e non riesco mai a girare dal traffico che c'è, perché c'è il pullman, c'è il tram, ci sono 10 milioni di macchine. Ho fatto degli scatti in piazza 5 giornate sdraiato per terra sull'asfalto, per fare un'inquadratura dove si vedeva lo spazio vuoto. Quindi c'è perché c'era il carabiniere che mi curava le spalle se arrivava il tram, perché i tram c'erano e giravano, ma era assolutamente deserto. Quindi oggi, il lockdown di oggi, io sono in giro con dei permessi per dei lavori e vedo che c'è vita qua, non dico normale, ma abbastanza frenetica a Più o meno, Milano. Quindi è dice. cambiato in quel senso, che non è più un vero lockdown. Spero che la gente sia più responsabile, nonostante i movimenti, sia attenta a non contagiarsi o a non contagiare gli altri. Carlo, prima hai detto una parola interessante, quando mi dicevi del perché, quando mi spiegavi perché hai voluto fare questo lavoro, hai detto mi sono sentito in dovere di raccontare questa storia. Ci spieghi meglio questo passaggio, ci spieghi meglio il particolare, perché sai, magari a qualcuno può venire in mente, no, quando dice ecco, il fotografo è sempre quello che va a cercare la spettacolarizzazione delle cose, va a fare la foto bella solo per un suo vanto artistico e basta. Invece tu mi parli di dovere, un dovere morale, mi sembra di aver capito. Certo, il mio lavoro è raccontare, io racconto altre cose, racconto, come dicevo, la natura, l'Africa, il mare, io ho pubblicato tanti libri per editori stranieri, ma il mio lavoro è raccontare.
In questo momento mi sono sentito in dovere di raccontare una cosa da lasciare ai miei figli, ai miei nipoti e alla gente, perché bisogna, ma penso che tutti i fotografi hanno pensato, non ho scattato solo io Milano, tanti fotografi hanno scattato altre cose, hanno scattato gli ospedali, la gente che lavora nelle terapie intensive, conosco i miei colleghi che hanno raccontato un altro foto Milano. Io mi sono sentito di raccontare uno spazio che mi ha dato tanto, Milano è una città che mi ha dato tanto, ho pensato di rendere un omaggio e mi sono sentito in dovere di raccontare questa città nella sua bellezza nella sua, non dico tristezza, ma perché me la sono vista un po' triste questa città, ma in una bellezza strepitosa, esplosiva. Mi sono sentito in dovere. Chiaramente per realizzare questa cosa l'avrebbero fatto in tanti, magari in tanti hanno tentato, hanno avuto l'idea di farlo, bisognava mettere insieme tanti ingredienti per poter realizzare questo lavoro. Quindi l'ingrediente principale è stato quello dell'Arma dei Carabinieri che ha sposato in pieno il progetto e mi ha Beh. dato la massima assistenza. Poi è nato il libro, poi è nata una mostra che sapete che c'è questa mostra, grande mostra alle Gallerie d'Italia che è stata bloccata sul nascere, è stato fatto il lockdown al 6 di ottobre e noi dovevamo inaugurare al 7 di ottobre la mostra. Quindi è solo sospesa anche quella, però quando si riaprirà. Mi piace molto questa parola che usi, appunto, sospesa, perché è quello che ci troviamo in questo momento, ci troviamo in una sospensione praticamente, no? Beh, io me la sono vissuta proprio come città sospesa, sapevo che sarebbe ripartita. Ma in quel momento era tutto sospeso, c'erano i tram che viaggiavano, sembravano dei trenini del plastico, no? Quando ero bambino io ero appassionato di trenini di plastica e Ah, dei trenini, guarda, sembra sfondi la porta completamente aperta su quella rifatto. passione con me, quindi sono super appassionato. Diceva, no, dice, appunto, dice, sembravano dei giocattoli quasi, che giocavano in mezzo alla Il città. tram che viaggiava vuoto mi passava davanti, l'autista che non si muoveva sembrava finto. E sembrava di essere veramente una città sospesa. La mia sensazione era quella dei marziani che sono passati con un grande disco volante, hanno rapito tutti e a me è andata bene, è stata quella la sensazione, veramente. E allora tutta questa sensazione potete riviverla, voi che ci state seguendo in questo momento, tramite il libro di Carlo Mari, Io Milano. Vediamo ancora, grazie Francesca, vediamo la copertina appunto del libro che potete trovare in tutte le librerie, potete anche trovarlo sul sito appunto dell'editore che diciamo, ricordiamo è Schira, scusa, giusto? Schira, eccolo qua il bellissimo libro Io Milano con queste foto davvero impressionanti, viene da dire, perché veramente fa impressione vedere la nostra città così sospesa negli spazi vuoti che Carlo ha cercato di raccontare. Quindi io, Carlo, siamo in chiusura, ti ringrazio tantissimo davvero per averci fatto viaggiare all'interno di questo spazio vuoto, di questa città vuota, ma ricordiamo appunto il tuo libro in edicola per poterla, in libreria, scusate, per poter vivere ancora meglio tutta questa esperienza. Carlo, io davvero ti ringrazio tantissimo per il tuo lavoro e grazie per essere stato qui oggi con noi. Grazie a voi dell'invito e spero di rivedervi presto. Speriamo anche noi, magari parlando di bellissimi posti che sei andato a rivedere o a conoscere e di foto dall'altra parte del mondo, speriamo di posti incantevoli. Perché no? Perché Eh? Così no? almeno torniamo anche a viaggiare fuori e a conoscere posti pazzeschi che ci sono in giro da raccontare. Spero molto presto. Grazie mille Carlo Mari, grazie mille, buon lavoro e complimenti per Io Milano. Grazie a tutti. Grazie mille davvero. Questo era appunto Carlo Mari, un bellissimo libro, Io Milano, da vedere. Poi troverete i link all'interno anche dell'articolo che stiamo scrivendo sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito internet, così potete anche prendere il libro se vi interessa. Io vi ringrazio tantissimo per averci seguito quest'oggi. Grazie mille anche alla parte tecnica e alle mie producer. Noi ci sentiamo oggi pomeriggio alle 5:30, sempre qua nello studio dall'altra parte del vetro, per chiusissimi. Grazie mille, arrivederci e a presto.